Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Maria Rosaria Boccia ha sbugiardato pubblicamente Gennaro San Giuliano attraverso i social media. Secondo la sua versione dei fatti, il ministro della Cultura sta diffondendo bugie per cercare di uscire indenne da una situazione complicata. La relazione extraconiugale tra Maria Rosaria Boccia e Gennaro San Giuliano sembra essere stata anche una questione di interessi, almeno stando alle dichiarazioni contrastanti dei due protagonisti. San Giuliano ha affermato che Boccia sapeva che non avrebbe mai lasciato la moglie per lei e che la relazione è finita quando ha sospettato che venisse registrato durante i loro incontri a Montecitorio. Tuttavia, la versione di Boccia è completamente diversa. Le parole di Maria Rosaria Boccia sono state taglienti e inequivocabili. Attraverso Instagram ha smentito le affermazioni di San Giuliano, accusandolo di dire bugie e di non essere ricattabile. Inoltre, ha respinto l'accusa di aver utilizzato denaro pubblico impropriamente, sostenendo che tutte le spese erano coperte dal ministero. Boccia ha continuato a mettere in discussione la versione di San Giuliano riguardo alla sua nomina e ai presunti conflitti di interesse. Ha sottolineato che il capo di gabinetto non era presente fisicamente durante la riunione in cui è stata decisa la sua nomina e ha sollevato dubbi sulla trasparenza del processo decisionale. In conclusione, Maria Rosaria Boccia ha smascherato Gennaro San Giuliano in modo deciso. Questa vicenda si sta rivelando sempre. We'll be right back.